tutti, benvenuti nel mio canale. Questa è la mia prima recensione, perciò vi prego di essere poco severi, per favore. Dunque, come prima recensione vi volevo parlare di un manga che ha spopolato in Giappone, tanto che ci hanno fatto un sacco di gadget, ovvero Black Butler. Guardate la copertina, scusate se fa cagare la fotocamera, non so se si vede. Allora, il nome di questo manga in realtà è Kuroshizushi. Caspita, è difficile pronunciarlo. Questo manga è di Yana Tohoso. Possiamo vedere qua il nome dell'autrice, che è sia la disegnatrice sia la sceneggiatrice di questa storia. È un manga pubblicato dalla Panini Comics, ovvero Planet Manga. Qua ci vediamo il bollino di 50 anni della Panini. Ed è a pubblicazione mensile e il primo numero è stato pubblicato a maggio 2011 e appunto in quel mese l'ho approfittato dell'offerta delle fumetterie di un euro. In pratica sarebbe come promozione, hanno utilizzato questa offerta di un euro per chi cominciava la collezione, per chi non conoscesse questo nome, per attirare gente insomma. Appunto qua c'è l'etichetta di un euro che valeva fino al 31 maggio, ormai finito. Il prezzo in realtà è di 4,30, perciò per chi comprava come arretrato ormai doveva comprare a 4,30, ma era giusto per informazione. Dunque è un manga che ha molto spopolato, come ho detto, tanto che la rivista Anteprima ha fatto il poster che ce l'ho appiccicato. E questo manga è uno shonen, ovvero un manga per ragazzi. È adatto a un pubblico adolescente, appunto qua c'è la striscia gialla che significa appunto che è per pubblico adolescente. Dunque parliamo della trama. Allora, la storia si ambienta nell'Ottocento, nell'età vittoriana, dove nel casato di Phantomive, il conte di Phantomive, ovvero questo ragazzo, come maggiordomo Sebastian, che è questo qua. Però questo non è un maggiordomo qualunque, questo ha delle capacità sovrannaturali, appunto ha un legame segreto verso il conte e di cui nessuno sa nulla. Dunque possiamo vedere appunto delle scene d'azione da parte del maggiordomo. Possiamo vedere solo, vi faccio solo vedere una pagina di d'azione di questo maggiordomo. Ecco qua. Appunto diciamo un po' picchiaduro questo maggiordomo. E dunque, parlandovi dei disegni, vi posso dire che sono molto eleganti come tratto, posano molto bene il tipo di storia. Vi faccio vedere un esempio. Sono molto eleganti. Soprattutto il tratto e i retini sono stati trattati molto bene. Anche gli sfondi, cioè, è una meraviglia. Gli sfondi all'interno sono ancora meglio. Si vede? Spero di sì. E per sdrammatizzare vediamo anche delle gag comiche, giusto per drammatizzare questa storia un po' severa. Un genere diciamo gotico, black humor e di mistero e quasi sovrannaturale. Allora, devo dire che nel livello dei dialoghi sono molto chiari e semplici, però nei discorsi sono a volte un po' difficili da capire di quello che stanno parlando. C'è da leggere attentamente. E adesso andiamo a parlare dell'edizione italiana. L'edizione italiana lo potevano fare molto meglio. Una qualità scadente copertina, pagine a colori tolte, queste erano a colori e potevano farle a colori benissimo, perché alla fine sono 2 o 3 massimo. Ed è un peccato davvero, perché è un manga che ha spopolato, tanto che ci hanno fatto pure l'anime. Poi altra cosa, l'inchiostro perde molto facilmente, guardate le dita come ce l'è, non so se si vede, sono scure e appunto perde l'inchiostro,
qua a questa pagina per esempio si vede un piccolo alone bianco. Ed è un pericolo per il manga, perché se c'è poco stelle neri poi puoi ammacchiare il bianco che c'è fuori, oppure all'interno della storia. Appunto, guardate qua, poi lo devo un poco pulire, perché se vedete qualche macchiolina nera per colpa di poco stelle che hanno tenuto l'inchiostro. Insomma, è una carta che non assorbe facilmente l'inchiostro, che perde facilmente subito, perciò dovete tenere le mani asciuttissime prima di toccarlo. E un consiglio che do per leggerlo è tenerlo così, in modo da non toccare la pagina. E che posso dire? Lo consiglio innanzitutto a chi ama il genere di manga con personaggi metodici, misteriosi. E ci sono anche scene comiche, tranquilli. D'azione, anche se un po' insolita a certi minuti, l'azione è molto bella. È molto bello come si presenta. E lo consiglio soprattutto a chi piacciono le storie originali, perché questa è una storia che non è del solito prescelto che deve combattere contro un tizio. E anche per la storia spero che vi piaccia. Spero che i soldi che spenderete in questo manga siano ben spesi, più che altro per i gusti, perché alla fine i manga non è che costano così poco se vediamo il numero dei volumi. Questo non lo so Dio quanti volumi sono, perché da poco io pure l'ho conosciuto da poco, e questo. E spero soprattutto che vi sia piaciuta questa recensione. Per commentare o per dire la vostra, per caso mai ce l'avete già, commentate qua sotto, e che è sempre molto utile anche per chi comincia la serie. Spero che mi seguirete in futuro. Vi posso solo dire che a mio parere sono soldi ben spesi, o almeno per me, più che altro nel fattore storia, perciò ci do come voto, togliendo alcuni punti per l'edizione, che non è un granché, perciò 2 punti in meno, più mezzo punto per i discorsi che sono, diciamo, a volte bisogna pensarci. Facciamo 7,5, 8? 7,5, 8. Ecco, quindi io vi saluto. Spero che vi sia piaciuta questa recensione e vi do un caloroso saluto e alla prossima. Nella prossima puntata, Cavaliere Zodiaco The Lost Canvas.